La civiltà contadina, con i suoi immensi e sempre validi valori, i suoi cicli, i suoi ritmi, le sue economie, i suoi rituali magici, le sue credenze, il suo immaginario e le sue tradizioni, ha da sempre esercitato fascino e curiosità. La conoscenza del misterioso ha sempre stimolato la fantasia e la creatività, ha coltivato nostalgie e ricordi, ha favorito la sopravvivenza di una cultura non ufficiale, garante comunque dei rapporti e della vita contadina. È una civiltà che scompare e su di essa non c'è da piangere, ma bisogna trarre il maggior numero di memorie. Tanta conoscenza e vitalità umana non possono restare né approssimative né essere esposte all'aggressività della civiltà industriale. Per questo la Proloco Val di Sangro, da quasi un trentennio, con forza si adopera per il suo recupero e per la sua salvaguardia. Viene riproposta la mietitura del grano, che insieme alla trebbiatura è considerata da sempre la più bella festa della campagna. Qui questa sera riviviamo quella festa. Riproporre i lavori, gli usi, i canti, far vedere gli oggetti, la preparazione dei cibi non significa voler tornare indietro o rimpiangere un mondo che non esiste più, ma ha un significato ben più profondo che va al di là dello spettacolo in sé. Significa far vedere come si viveva, come si producevano gli ingredienti che costituivano la base dell'alimentazione, come si lavorava, quante ore di lavoro, che cos'era la fatica, come si divertivano, cosa è migliorato, cosa dovremmo recuperare della cultura di quei nostri genitori, nonni, antenati, che darebbe ancora valore alla nostra vita. I protagonisti di questa sera sono le persone più vicine a quel mondo, che lo hanno vissuto in tutto e in parte e che sono felici di riprodurlo soprattutto per i giovani. E allora raccontiamo con le parole e con le immagini uno dei lavori più faticosi dell'arco dell'anno. I contadini partivano presto da casa per trovarsi nel campo all'alba, quando l'aria era ancora fresca e il sole non ancora si alzava nel cielo. Ciascuno provvedeva per conto proprio a portare gli attrezzi essenziali del lavoro, che consistevano in un falcetto, una cote dentro la sua custodia, il portacode, in genere ricavato dalle corna di bue, attaccato con una cordicella alla cintura dei pantaloni, ed in tasca i salvadita, ricavati dalle canne tagliate nella misura adeguata alla grandezza delle proprie dita. Gli uomini per lo più indossavano una camicia di tela bianca, un cappello molto leggero, in genere una paglietta, e quasi tutti portavano un fazzoletto intorno al collo che aiutava ad assorbire il sudore. Il faccetto era lo strumento principale di lavoro che i mietitori tenevano con la destra, mentre con la sinistra afferravano una manciata di spighe e le tagliavano. Quando le manciate avevano riempito la mano, il contadino le posava a terra. Più manciate, mannelle in dialetto, formavano un covone che generalmente veniva legato da esperti legatori con gli steli delle spighe stesse attorcigliate, tra loro chiamati legacci o in dialetto case. Dopo un paio d'ore di lavoro si faceva la prima sosta per un breve spuntino, la sbevetelle. Gli alimenti variavano a seconda della zona, ma erano costituiti comunque da pane, prosciutto, peperoni fritti, uova, sode, formaggio, salsicce, ventresca, olive e dolci. Anche questi variavano a seconda delle zone.
paste bianche che di solito si inzuppavano nel vino cotto, pizzelle, ferratelle, tarallini, tarallucci. C'è da fare, non ne voglio abbandonare, mi faceva la casarelle per portarci l'amore mio. Ma le sigle, pingere via. Con i dolci si beveva vino cotto, portato di solito in un fiasco impagliato, avvolto in un panno bagnato per conservarlo fresco. Con il resto si beveva comunemente del fermentato, direttamente da un trufolo, recipiente di terracotta, o da una botticella di legno da 3 o 5 litri che passavano di mano in mano e di bocca in bocca. Si puliva l'imboccatura normalmente con la parte inferiore dell'avambraccio. Qualcuno cominciava ad intonare solitariamente o seguito da altri qualche canto, quei canti lenti come nenie intonate da una voce guida o prima voce a cui facevano seguito le ripetizioni o le risposte a seconda del tipo contenuto. Inviti, sfottò, richieste, sollecitazioni, messaggi ai proprietari o a qualche ragazza a cui si voleva comunicare il proprio amore. Amor, amor, raccio che me sarà me. Fammi le cose, fammi le cose, fammi le cose, a me su belle fiore. Amor, amor, dammi la rosa. Amor, amor, dammi la rosa, dammi la rosa, dammi la rosa, dammi la rosa, che tutte le fronne. Dammi la rosa, dammi la rosa, dammi la rosa, che tutte le fronne. E ma tu mi è nata belle pagare che sole. La minestra per il pranzo veniva preparata e portata dalle donne nella tarda mattinata. Era l'ora in cui i lavoratori cominciavano a guardare dalla parte da cui esse dovevano arrivare con i cesti del pranzo, il pasto principale, che era anche il momento della pausa più lunga. Io vai a pegare che belle pagliotte di pane. Assetta così. Nico, assetti che noi mettiamo schina a schina. E l'imbusteme. L'imbusteme, dai. Ah, portate la salsiccia, lo formaggio. No, la vedo tagliamo. Lo vedo, il formaggio. Perché? Tutti noi le tagliamo. Bella madre. Vieni più là, vieni più là. Namo de pazie, nieno caredille, peste sembra Nemmeno il giorno del matrimonio si mangiava tanto e bene. Si apparecchiava per terra, su delle tovaglie spesso a quadri e di color rossiccio. Su questa tavola un po' scomoda si sistemavano i cibi che erano stati preparati.